Poi si racconta un'altra faccenda, fine del bicameralismo perfetto che tanti danni ha prodotto, perché le leggi bisogna farle di più, farle più veloci, è tutto troppo complicato. Guardate che il problema che abbiamo noi in questo è un dibattito giuridico vecchio di 20 anni, il mondo è cambiato, noi non abbiamo il problema di fare più leggi, noi abbiamo il problema di farle di meno, noi abbiamo il problema di cancellare molte leggi e di farle meglio quelle poche che dobbiamo fare. In Italia c'è un numero di leggi che gli esperti del settore non riescono a quantificare. Se voi chiedete a un presidente di corte costituzionale quante leggi ci sono in Italia, ti risponde tra le 200 e le 300.000. Tra le 200 e le 300.000, con un livello di approssimazione di 100.000 leggi. E vi pare che noi abbiamo il problema di farne altre e farle più velocemente? Noi abbiamo il problema di disboscare, di diminuire, di facilitare la vita delle persone, di facilitare la vita delle imprese, di ridurle e se è possibile di scriverle meglio, perché guardate, guardate, poi l'avvocato ho sospeso di farlo, visto che faccio il consigliere regionale, ma chiedete a qualcuno che fa l'avvocato come si trova quando deve leggere una legge fatta negli ultimi anni, ma è roba che ci vuole il vocabolario, o roba che ci vuole, non lo so, un linguista sotto il letto, figuriamoci un cittadino normale. Quindi il bicameralismo non è un problema, ma questa riforma non lo risolve, perché rimane in piedi il Senato e ci saranno 8 nuovi tipi di procedimenti legislativi. Avremmo potuto discutere se la proposta fosse stata eliminiamo il Senato e facciamo una monocamera, avremmo potuto discutere, ma di questo aborto giuridico non si può discutere. Solo una mente disturbata può aver pensato una faccenda di questo genere. Non è un caso che i 56 più importanti costituzionalisti italiani si rifiutino di discutere nel merito una cosa che è assolutamente incomprensibile né capo né coda.